PNRR, le farmacie rurali tra sfide e opportunità. Petrosillo, la farmacia deve crescere verso nuovi servizi. Test Covid-19 per gli esenti dalla vaccinazione, gli ultimi aggiornamenti della piattaforma PharmaPrivacy. Vaccini Covid arriva a Novavax, la circolare del Ministero su uso e dosaggi. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. La pandemia ha fatto emergere molte criticità nell'assistenza territoriale, al punto da rendere necessaria una riorganizzazione del sistema verso un nuovo modello di farmacia. Questo è il tema al centro dell'intervento di Gianni Petrosillo, presidente Sunifar, nel corso del webinar Bando PNRR Farmacie Rurali tra sfide e opportunità, durante il quale ha illustrato l'idea alla base del potenziamento strutturale delle farmacie rurali. All'interno della riorganizzazione dell'assistenza territoriale, la farmacia accelera la propria evoluzione dal luogo predisposto alla dispensazione del farmaco a farmacia di relazione, incentrata sulla relazione con il paziente, spiega Petrosillo. Se tutto ciò per le farmacie più grandi è più semplice da poter attuare perché hanno un bacino di utenza tale da poter sostenere i servizi e autofinanziarsi, per le piccole farmacie, quelle rurali, non è possibile, sostiene Petrosillo. Sono farmacie che hanno un bacino di utenza molto ristretto e quindi implementare i servizi può essere problematico. Da qui nasce la necessità di attingere alle risorse del PNRR per potenziarle. Sono online i nuovi aggiornamenti della piattaforma PharmaPrivacy che consentono l'adeguamento alle novità normative in relazione alla nuova attività di test Covid-19 per gli esenti dalla vaccinazione. In base alla nuova normativa, la verifica del diritto a ricevere gratuitamente i test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 da parte dei soggetti esenti per motivi sanitari dalla vaccinazione anti-Covid-19 deve essere effettuata tramite il controllo sul sistema ATS. A decorrere dal 28 febbraio le certificazioni cartacee non sono più valide. Entro la fine di questa settimana è atteso in Italia l'arrivo del vaccino di Novavax, il primo prodotto scudo anti-Covid a base di proteine autorizzato in Unione Europea. È incluso nel programma di vaccinazione anti-Covid-19 attualmente solo per il ciclo primario. Le indicazioni sull'utilizzo arrivano da una circolare del Ministero della Salute firmata dal Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Giovanni Rezza. Sarà un vaccino somministrato a over 18 per via intramuscolare. Nelle caratteristiche del prodotto si precisa anche che al momento non ci sono dati disponibili sull'intercambiabilità del vaccino Novavax con gli altri vaccini anti-Covid per il completamento del ciclo di vaccinazione primario. Chi ha ricevuto una prima dose di Novavax deve quindi ricevere la seconda dose dello stesso per completare il ciclo di vaccinazione. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel per domani. Buona giornata!